E dunque ci siamo, si riparte, altro giro, altra ruota di fortuna, perché no? Perché il calcio è anche fortuna. Maglietta del Brasile questa sera, perché gioca Brasile-Messico, stanno per scendere in campo, diciamo la formazione, ma anche Bandana dell'Italia, che Balotelli ci sta facendo sognare, anche se soltanto con un gol e anche se soltanto siamo all'inizio, ma all'inizio un buongiorno si vede dal mattino. Andiamo alle formazioni, Brasile-Messico, quindi seconda turno del girone A, in porta Giulio Cesar, Dani Alves, Chiesa, Thiago Silva, David Luiz, quello che ha voluto, insieme a Marcelo, anche lui ha voluto, Mourinho, Oscar, Gustavo, Ramirez, Fred e lui, Mister Boom Boom, Gol, Brasile, Cannoniere, ma messo alle strette da Müller della Germania, parliamo di Neymar. Andiamo al Messico, Ochoa in porta, Aguilar, Rodriguez, Marquez, Moreno, Layún, Herrera, José Juan Vázquez, Guardado, Dos Santos e Pera, scusate, Pera. Si sta per scendere in campo gli allenatori scolari di Herrera, in Brasile è un super favorito, insomma dovrebbe vincere tranquillamente questa partita, anche se ci sono state parecchie polemiche per la precedente gara contro la Croazia, appunto per il rigore che avete visto qui a Roma. Sta scatenando un altro diluvio universale, ecco il buono, sentite, siamo in diretta, stiamo però c'è, ecco, adesso in Brasile c'è caldo, si gioca esattamente allo stadio Castelão in Fortaleza, sono le ore 15 di 21, 15 più 6, 6 ore, insomma, mentre riguardano, abbiamo detto tutto, queste informazioni. Belgio-Algeria, partita interessante, l'Algeria è stata in vantaggio e poi il Belgio nel finale, la squadra che andava a favorire, una squadra che dovrebbe essere indicata da tutti gli esperti come la squadra rivelazione di questo, che dovrebbe essere la rivelazione finale, insomma, che no, comunque la struttura non è vicenda, è stato fatto intervistato, per esempio, allo Stato di personalmente. E abbiamo detto un po' tutto, quindi il Belgio ha vinto anche 2-1, gol in finale del Belgio con Mertens.